Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Shuikoden 3 e sto esplorando il monte in cui ci siamo salutati la volta scorsa. Ehi, guarda. Shh, lo so. Sembra che ci abbiano battuti. È un peccato che non possiamo controllare la situazione prima. Non possiamo contare su di nulla in questi giorni. Beh, possiamo sempre contare sulle nostre spade. Cosa? Noi contro un vescovo? Lo sai. Potremmo finire in grossi guai se ci spingiamo troppo oltre, ricordatelo. Vedremo. Magari sarà la mia età. Ma mi sta sembrando di dimenticare le cose ultimamente. No, non essere così frettoloso, non fare niente di affrettato. Lo sai quante pagine di rapporto ho da compilare? Se è tutto quello che hai da fare, sarai fortunato. Quinn, sei sicuro di voler partecipare a questo? Vedremo. Ok, continuiamo. Li abbiamo persi? Beh, sembra l'unica strada. Più importante, abbiamo degli ospiti. Ah, eccoli qua. Combattimento con l'altro gruppo? Bene, che coincidenza, Geddo. Coincidenza? Difficile. Non è questo il posto. Non è il tipo di posto dove si può, diciamo, saltare nei vecchi. Dove si possono incontrare vecchi amici. Ci avete seguito, non è vero? Oh, non elevarti. Diciamo, non elevarti così tanto. Perché avremmo dovuto seguire dei tipi come voi? Questo è il lavoro. Il bishop qui sta cercando il più abile uomo tra l'unità di difesa che possa unirsi a lui e alla sua guardia del corpo. Il più abile tra l'unità di difesa? Strano. Avrebbe dovuto contattare noi a questo punto. Bene, siamo un po' di fretta in questo momento. Qual è... Perché? Dice perché di fretta? Prendetevi il vostro tempo. Lascia che ti dia un consiglio. Stai alla larga da noi. Che si baciano? Mi dispiace se ti senti in questo modo. Ma non possiamo accontentarvi. Noi dipendiamo dagli ordini del Bishop direttamente, di tenere la gente lontana da qui. Ah, ora dobbiamo scontrarci con loro, sicuro. 100-100. Esatto, Geddo. E adesso, se non ti dispiace, torna a casa. Siamo entrambi nella forza difensiva. Quindi perché non andate voi, diciamo, dall'altra parte? Geddo, non è da te, diciamo, temporeggiare. Comunque, non ti aiuterò. Certo. Suppongo che non mi possa aspettare qualcosa di diverso da un membro. Cioè, sicuramente non posso aspettarmi che tu rinunci alla tua ossessione così, diciamo, così facilmente. Qual è il tuo punto? Ascolta, Duke, quel Bishop sta complottando qualcosa. Cerchiamo di scoprire che cosa sta succedendo. Complottando? Che tipo di complotto? Quel bastardo non è così buono. E chi ha detto che tu sia migliore? Che hai detto?
Ascolta, Geddo, siamo mercenari. Che altro possiamo fare se non lavorare per il pagamento che ci viene offerto? Hai ragione. Che state facendo? Forse ho risparmiato la battaglia, eh? Ho scansato la battaglia. Oh, vescovo, avete finito il vostro lavoro? Sì. Tu sei Geddo? Che ci fai qui? Siamo venuti qui per prendere informazioni sui Firebringer, intendo il Flame Champion. Quindi? Avete trovato qualcosa? No. Comunque, ho capito che non ci sono indizi qui. Mi stavi seguendo? Sì. Perché? Io sono fedele ai miei doveri e alla mia occupazione. Stavo semplicemente seguendo gli ordini. Andiamo, Sara. Sì. Questo Flame Champion Joe deve essere un uomo molto, diciamo, molto attento, Geddo. Sì, così ho sentito. Secondo me questo con la maschera in realtà li conosce, sta facendo finta di niente. Bene, ce ne andiamo. Che ne dici di risolvere la faccenda la prossima volta, Geddo? Ve ne andate così presto? Ah, peccato. A differenza di voi idioti, noi non prendiamo nessun lavoro se non viene pagato. Ecco che cosa vuol dire essere un professionista. Tu sei uno senza pietà, no? Vero? Chi se ne frega? Secondo me qui ci poteva essere lo scontro. Forse dovremmo tornare indietro anche noi. Io secondo me qua c'era lo scontro. Io ho evitato lo scontro qua. Ho questa forte impressione. Però io prima voglio entrare qui. Voglio vedere che c'era qua. E poi dopo torno indietro. Quindi, che cosa dovremmo fare? Io voglio una soda. Minchia, si è fissata. Suppongo che sia meglio tornare. Suppongo che sia meglio piuttosto che tornare nelle Grassland senza altri indizi. Ok. Quindi abbiamo un vescovo mascherato, una strega vista nel villaggio dei Caraia e l'armata di Armonia che praticamente è partita tutto all'improvviso. È un puzzle molto difficile da unire. Dolce, rinfrescante soda. A me sta bene pure. Pensa alla soda. Quindi devo ritornare indietro. Devo ritornare qui a Caleria. Va bene, torniamo a Caleria. Quindi, capitano, non è tempo di dirci che cosa sta succedendo? Dirvi che cosa? Non abbiamo uno scoop interno o niente. Da quello che stava facendo il Bishop all'interno di quell'altare, al clan delle Lucertole e l'incidente del clan dei Caraia. Ci stai tenendo. Cioè, ci stai nascondendo qualcosa, capitano? Come mercenari solitamente non spieghiamo, non chiediamo delle spiegazioni. Siamo liberi di siamo liberi di prendere qualsiasi lavoro vogliamo. Noi ci fidiamo di te, capitano. Ma ci sono troppe stranezze che stanno succedendo e tu devi sapere qualcosa. Non ne sono sicuro neanche io stesso, ma c'è un argomento che ci lega tutti quanti. Un argomento? È l'uomo che viene chiamato Flame Champion, Joe. Intendi che le armate di Armonia hanno paura di questo Flame Champion e non dei Firebringer?
Ma pensavo fosse morto tanto tempo fa. Non è l'eroe di cui abbiamo parlato, cioè non è l'eroe che è sparito diversi anni or sono? Sì, sono più o meno 50 anni. Il Flame Champion Joe possiede la vera runa del fuoco, una delle 27 vere rune. 27 vere rune? Beh, dici quello che sai, vecchio. Il potere di controllare il mondo è gestito da 27 vere rune. Chi possiede una delle vere rune ha grande potere e immortalità. Per oltre 15 anni ho pensato che il leader dell'alleanza, che appunto ha chiamato l'alleanza, fosse in possesso delle rune. Ma comunque io non sono vecchio. Riesco difficilmente a credere, cioè, è incredibile. Il leader dell'alleanza. State parlando di quella gente capace di sconfiggere il capo Lucia, vero? Eh sì, va in Shuigoden 2 questo. Ho sempre pensato che fosse strano che il nostro capo Lucia perse quando ce lo disse. Adesso conosco la verità. Loro hanno imbrogliato. Il champion è ancora vivo. E i soldati di Armonia hanno paura di lui. Quell'uomo mascherato vuole trovare quell'eroe. Adesso lo sappiamo. Chi lo sa? E quindi? E quindi cosa? E quindi che cosa dobbiamo fare? Stiamo ancora andando a cercare il Flame Champion per Armonia? Vediamo. Non abbiamo ottenuto ordini dall'unità principale di trovare la vera runa. Se lo catturiamo potrebbe essere un bonus, giusto? Immagino di sì. Ma tu eri insieme al Flame Champion quando si è visto il primo... infatti, ecco. Vedi, quello è il Flame Champion e l'altro non so chi sia. Non posso dire se siamo stati maledetti o benedetti, ma ho fede in questo mondo. Fino a quando anche la più sottile traccia della verità rimane in questo mondo. Però vedi, lui è rimasto giovane pure, quindi anche lui dovrebbe avere una vera runa, solo che non ce lo sta facendo vedere per ora. Addio, miei amici. Perdonatemi se non sono stato capace di venire con voi. Che tra l'altro, vedi, lui ha il bastone. Però non è Ryu del 2. Addirittura è finito anche il capitolo 2 già? Io ancora, vedi, non posso andare avanti con gli altri perché... vedi, ora devo arrivare a pari passo anche con Geddo. Va bene, capitolo 3. Let's go. Addirittura siamo arrivati al Brass Castle. Madonna quanta strada. Ah, lei si è cambiata d'abiti, guardala. Oddio, sembrano abiti che non sembrano Ascolta Ayla, dato tutto quello che è successo al villaggio di Xai, se ti considerassero del clan di Karaya saresti un nemico qui. Quindi cerca di non dare troppo nell'occhio. Ma questi vestiti, è difficile muoversi con questi. Madonna, è incredibile come sia cambiata. Ayla, ti lamenti sempre. Sopporta un po' di più. Questi vestiti sono stati importati da Matilda. Sai, sono molto costosi. Veramente? Mi dispiace. Ma io preferisco i vestiti che avevo prima. Sei così carina, Ayla. Comunque, quel ragazzo, quel tipo, è quello che gestisce i nostri soldi. Meglio che li spenda lui in qualcosa di più... È meglio che li spenda in qualcosa di meglio che in delle donnacce inutili. Guardalo in questo modo. Ok, mi piace di più. Grazie mille. Oh Gesù Cristo. Capitano, qualcosa... hai qualcosa da fare qui a Zexen? C'è qualcuno che voglio incontrare. Qualcuno che ci può aiutare a risolvere il puzzle? Ecco, niente risposte anche qui.
Comunque, Elaine è una storia passata, è una storia vecchia. Ah, quindi sei stato insieme? Storia vecchia? Tipo quanto tempo fa? Beh, un paio di mesi? Chi ha scaricato chi? Storia vecchia, porco. Jack, puoi aiutarmi qui per favore? Sei un uomo, mi capisci, no? Beh, io sono ancora carino. Non ho bisogno di infilarmi in questa storia, in queste sorte di cose. Ok. Guarda quelle due. Che lo guardano dall'alto al basso. Porco. Quindi, tipo, vabbè. È un fe vabbè, lui è un, ovviamente è un donnaiolo, no? Minchia, però stava con quella lì, con Elaine, stava. Porca miseria. E se l'è fatta scappare. E vabbè, purtroppo è così. In amore non ci si capisce più un cazzo. Cosa dobbiamo fare, Sir Percival? Sembra quasi uno scherzo di cattivo gusto. Potrebbe essere una ribellione, ma quanti altri, diciamo, quanti altri schieramenti hanno intenzione di sguainare le loro spade prima d'ora? E anche peggio. Loro non hanno neanche dei veri soldati. Non possiamo utilizzare dei cavalieri contro un nemico del genere. Capisco. Quello è una testa di ferro di Zexen. Ah. Minchia. Non farlo, Ayla. Cosa? Lo so quello che stai pensando, ma non farlo. Ma hanno ucciso la mia gente. Sono degli assassini. Con la tua abilità potresti essere in grado di farlo fuori in una sola mossa, ma moriresti anche tu. E non voglio che tu muoia. Ha ragione. Se cerchi vendetta, pensa a un posto migliore per prenderla. Questo è Zexen. Se vuoi stare con noi, devi praticare un po' di tolleranza. È facile per voi a dirlo. Ma lui chi vuole incontrare? Vuole incontrare Chris? Non penso. Cioè, non credo che lui abbia contatti con Chris. Forse vuole cercare il padre di Chris. Perché quell'altro. Ah, aspetta! Quell'altro che noi abbiamo visto insieme a lui e al Flame Champion era il padre di Chris. Certo, è il padre di Chris quello. Come ho fatto a non pensarci subito? Quindi lui ora deve andare lì alla capitale per cercare il padre di Chris e vedere se effettivamente possono fare qualcosa. Certo, è tutto chiaro ora. Ok, direzione capitale. Che poi potevamo andarci quando eravamo arrivati all'inizio del capitolo. Siamo tornati. Tornati nella bellissima vinaia del Zexai. Sei così carico. Dacci un taglio. Quindi, dov'è questa persona che vuoi incontrare, Jeddo? Lo troverò presto in qualsiasi locanda. No. Lo troverò presto, alla locanda che solitamente frequentavamo. Bene, allora, dovremmo andarci. Diciamo, dovremmo rilassarci fino a questo pomeriggio. Quindi devo andare alla locanda, non a casa di Lightfellow? Va bene, andiamo. Ecco che devo fare. Infatti stavo dicendo, ma dove devo andare?
Ecco, perché ero entrato nella locanda, però non aveva triggerato il discorso. Bisogna parlare con l'oste e premere il tasto stay, quindi tipo come se dovessi riposare in una locanda. Quindi abbiamo deciso che stiamo per un po'. Non penserai di bere adesso? Avanti con il tuo lamentare, con il tuo rant. Perché non ti unisci a noi e perché non ti unisci a noi mentre ci dissediamo, cioè mentre sì, mentre ci dissediamo. Dove è andato Ace adesso? Chi lo sa? Probabilmente è a caccia di donne da qualche parte. È troppo quel tipo, non pensi? A ognuno il suo. Tu pensi? Ehi, Jack, ti va una pinta? Oh no, ho già il mio succo d'arancia. Smettila di cercare di mettere tutti contro di me, vecchio. Oh, Ace, non ti avevo visto. Vieni, bevi con noi. Non adesso, grazie. Ho altre cose da fare. Ho in ballo qualcosa. Qualcosa o qualcuno? Beh. Va bene. Bene, il resto sta a te. Sai dove devi andare? Una cava al nord, giusto? Ci sono già stato. Survey, tipo sondaggio, però tipo, ho già, diciamo, già visto il terreno prima, una roba del genere. Tu di sicuro stai attento, giusto? Mi scuso per ciò. Adesso, se non ti dispiace. Oddio, però non ci hanno fatto vedere chi era. Vuoi vedere chi era il Flame Champion? Secondo me era lui. Non riesco a credere a quanta soda hai bevuto. Eh? Ma è così buona. Dovremmo portarcene qualcuna, Queen. No, passo. Non mi piacciono le robe dolci. Ma che? Quindi andiamo via all'alba? Sì, ma è ancora difficile da digerire. In accordo alla sorveglianza rimaniamo praticamente disarmati. Che cosa credono di fare al meeting del concilio? Borus, c'è qualcosa che non va, sir? No. Lascia perdere. Questo è per la mia gente. Ah. Cosa? Una rivolta? Anzi, un agguato? Te ne pentirai. Quella faccia sembra familiare. È passato un po' di tempo. Guarda, non siamo sul campo di battaglia qui. Quindi perché non facciamo finta di niente, ognuno per la sua strada? Sembra che quella bambina abbia delle altre idee. Non sono una bambina, sono Ayla, del clan de Caraia. Caraia, capisco. Da allora. Borus, devo chiamare supporto per farla arrestare? Cosa? Ah, non essere ridicolo. Come passerei sotto gli occhi dei cavalieri di Zexen se arrestassi una piccola ragazza che ha cercato di fare un combattimento contro di me? Ma andiamo. Non è il mio stile chiedere scusa per qualcosa fatto in battaglia, ma ho brutti ricordi da quello che è successo quella notte. Rimpiango la mia immaturità. Essere trascinato in quel modo in battaglia.
Stronzo, tipo una roba sarebbe tipo sì, tipo pezzo di stronzo. La cava a nord, eh? È così che mi è stato detto. Quindi ce ne andiamo adesso? Sì, una volta che saremo tutti pronti andremo direttamente laggiù. Sento come se ci stiamo scordando qualcosa. Ace, dov'è Ace? Non c'è Ace. Quindi sì che ci stiamo scordando qualcosa. Ma vabbè, sicuramente ora all'ingresso della città apparirà all'improvviso. Ah, vi state dimenticando di me? Eccetera, eccetera. Quindi non sarà un grosso problema. Ecco, infatti stiamo andando via e ora. Ehi, aspettatemi! State cercando di scaricarmi o qualcosa del genere? Ecco, immaginavo la scenetta easy. Ed Ace si è unito al gruppo. Quindi dobbiamo andare alla cava al nord, quindi questa qui. Capitano, chi ci sta aspettando in un posto del genere? C'è solo un modo per scoprirlo. Sembra una sorta di rigruppamento, ma dubito che sia qualcuno di così bella come quella strega. Ah, se fosse quello il caso, io sarei in prima linea. Oh, Gesù. Perché voi uomini avete sempre una cosa in testa? Tutti gli uomini? Credi che Jack sia nello stesso modo? No. Va bene, andiamo. Oh, ecco qua. Chi è che ci segue? Cosa? Sappiamo che sei lì. Smettila di nasconderti e vieni fuori. Chiunque tu sia, non siamo qui per un picnic. Beh, direi che tra poco potremmo vedere di chi si tratta. Non è così facile nascondersi. Ah, eccoci. E stavolta mi sa che non ci troverete a passeggiare in giro perdendo tempo con delle parole spicciole come voi. Non è colpa mia se mancate di abilità di conversazione. Duke, che vuoi? Quanto sei scortese, Jeddo. Stiamo semplicemente lavorando, facendo il nostro lavoro. Lavorando? Quindi intendi seguirci intorno? Perché dovremmo? Non siete così interessanti. Jeddo, credo che tu abbia ricevuto ordine di ritornare a Caleria. Ti suggerisco di seguire quell'ordine. Oh, quello. Sembra che tu abbia ricevuto il messaggio. Bene, non avrei mai pensato che uno come te, ligio al dovere, potesse ignorare un ordine. Pensavo fosse uno scherzo, quindi l'ho buttato via. Cosa? Questa è insubordinazione. Siamo in mezzo a una missione speciale. Questo prende la priorità, quindi io non sono un insubordinato. Missione speciale? Non ho sentito niente del genere. Stiamo scortando investigare e cercare tracce di rivolta nell'Alto Est.
L'obiettivo è quello di far rivivere l'impero di Island. Ma non è andato molto bene. Chi credi di prendere in giro? La ribellione dell'Alto Est è finita da circa 3 anni. Sì, ma per qualche ragione non c'è mai una fine a una missione del genere. Quindi siamo coinvolti in questo. Quanto grande idiota pensi che io sia? Non pensare neanche per un momento di ritirare fuori quella spazzatura. Vi trascineremo dietro a Caleria con la forza se dobbiamo. Abbiamo qualcosa che ci aspetta. Non abbiamo tempo per dei ritardi. Quindi che ne pensate di arrendervi? Come ti suona invece un duello a te? Questa volta non andrai via da nessuna parte. Va bene allora, immagino che non abbia scelta. Ah, da quanto tempo ho aspettato di sentire queste parole, Geddo. Sei pronto? Non puoi utilizzare nessuna scusa. Vieni quando vuoi. Alla fine, finalmente sistemeremo tutto ciò. E adesso vedremo chi sarà il numero uno della forza difensiva. È duello, quindi. Ah, va bene, easy, dai. Ho aspettato per tanto tempo questo, Jeddy. Non mi risparmierò. Minchia. Madonna, ci siamo massacrati a vicenda. Adesso questa è una battaglia. Eccolo che ritorna. Ah, fanculo. Se questo è il tuo gioco, ho una piccola sorpresa per te. Bene. Godo. Che bella però la musica della boss fight. Ma... non ha counterato. Hold still. Stai fermo. Oddio, ho una paura fottuta. Cazzo. Ok. È la prima volta che lo faccio, ragazzi, semplicemente perché non ho salvato prima, quindi evitiamo. Bene, bene. E ora? Offete. Dannazione. Non perderò. Stai bene, Duke? Ti stai punendo... Ah no, ti stai spingendo troppo oltre. Sto bene, non è niente. Sono impressionato, Geddo. Ma questa non è la fine di tutto ciò. Tornerò fin quando non vincerò. Ti aspetterò, Duke. Ti dico un'altra cosa. Questa caccia al Firebringer non è parte dei piani di Armonia, ma apparentemente parte di uno schema di qualche uomo. Non sono veramente sicuro a che cosa stiamo andando incontro. Beh, suppongo che faremo meglio ad andarcene da qui, Duke. Sì, immagino di sì. Che ti serva di lezione, Duke. Come ti permetti di insultare il nostro capo in questo modo? Solo perché non è al top oggi non vuol dire che non possa radervi al suolo, diciamo, io stesso. Oh, sono così spaventato. Ok.
Ecco, qui invece ora salviamo, così qualsiasi cosa succeda, boss fight o non boss fight, siamo a posto. Così qualsiasi cosa sia, siamo a posto, siamo tranquilli. Comunque questi qua si uniranno sicuramente a noi poi dopo per trama. Ok, in teoria siamo arrivati alla fine. Chi è che ci aspetta qua ora? Forse il padre di Chris? Magari è lui? Wow, incredibile, è così bello. È strano. C'era una nave lì? Ah, ti stavo aspettando, Geddo. Salom? Ah, forse ecco perché lui non era venuto con noi, forse. Tu sei una testa di ferro. Testa di ferro? Oh, sì. Sono uno dei cavalieri di Zexen, Salom. Ma chi è questa piccola ragazza? Lei è Ayla, del clan De Caraia. Non vi perdonerò mai per quello che avete fatto al mio villaggio. Lo avete bruciato fino alle fondamenta. È stato davvero una tragedia. Tragedia? È tutto quello che hai da dire? Tutto quello che è successo è stato causa di un piano andato male. Quale piano? È troppo da discutere in questo momento. Geddo, le informazioni che tu e Wyatt mi avete mandato sono state molto utili. Dimmi di questo piano. C'è gente che non è a favore di questo armistizio tra le Grassland e Zexen. La nostra priorità è cercare di segnare questo armistizio. Il capo del clan delle Lucertole è stato assassinato e dopodiché tutta l'intera faccenda si è trasformata in qualcosa di brutto. Noi eravamo lì quando il capo delle Lucertole è stato ucciso e abbiamo combattuto anche contro voi cavalieri. Quale piano era allora? Bene, certamente non eravamo noi. Ma abbiamo visto Chris, il leader degli Zexen Knight, proprio lì. Chris era con noi in quel momento a firmare l'armistizio. Persino il capo Lucia l'ha vista lì. Vedi, ve l'avevo detto. Non è quella la vera Chris, perché quella runacqua, secondo me, era la strega, quella lì. Tra i nemici c'è qualcuno che possiede delle capacità magiche molto forti, il potere di creare delle illusioni. Stai dicendo che quello che abbiamo visto non era reale? Non ho mai sentito niente riguardo a questa magia. Impronte. Che cosa, Jack? I cavalieri che abbiamo visto dal clan delle Lucertole non hanno fatto nessun suono quando hanno camminato. Niente impronte. Ora che mi ci fai pensare, l'avevi detto anche quella volta che quei cavalieri non erano reali. Ma il dolore che abbiamo sentito quando li abbiamo combattuti sicuramente lo era. Dopo tutto ciò, il clan delle Lucertole si è arrabbiato. Mi duole ammettere questo, ma i nostri cavalieri si sono vendicati, o comunque si sono fatti prendere la mano contro il clan De Caraia. Questo comportamento è un qualcosa che non possiamo permetterci, sento il potere di qualcuno che si nasconde nell'ombra persino qui. Quindi quella donna, quella strega è la responsabile. Non solo quella strega. Ciò che abbiamo visto vicino al villaggio dei Caraia, ovvero quel tizio mascherato.
Sto iniziando a collegare i pezzi. Geddo, sono sicuro che tu eri già al corrente di tutto questo. Sì. Ma non sono riuscito a incontrarvi tutti in una volta sola e di conseguenza ho dovuto fare diversi viaggi, quindi dimmi quello che già sai. Dimmi qualcosa di nuovo, Salom. Va bene. Se il nemico è il vescovo di Armonia, possiamo aspettarci sicuramente un'invasione dall'esercito regolare di Armonia. Se ciò accadesse, le Grassland che noi conosciamo potrebbero essere conquistate in un battito d'occhio. E qui abbiamo gli Zexiani. Sì, Armonia probabilmente ci considera, ovvero noi della Federazione di Zexen, una sorta, cioè ci considera come una federazione da poco dopo gli anni di indipendenza. Niente di più che degli stranieri per le tribù delle Grassland. Comunque, senza che la gente del concilio ci puniscano per questo piano segreto con Armonia, l'obiettivo è quello di spezzare le Grassland tra Armonia e Zexen. Gente potente come quella. Più grande la loro visione e hanno più grande il loro potere e peggiore sarà la loro visione. Non tutti al concilio la pensano in questo modo, ma abbiamo bisogno di più membri per dire la nostra. Non possiamo permettere più a nessuno di invischiarci nella guerra per delle ragioni così egoistiche. Per prima cosa, chiederò a quelli pro Armonia, cioè a quelli della fazione pro Armonia, che stanno con il concilio, di spingere per un trattato con le Grassland. E dopodiché, ci uniremo alle forze, con quelli di Armonia per resistere agli schieramenti di guerra. Ok, quindi che cosa hai intenzione di fare? Vieni con me. Quindi vedi, è come pensavo io, ci sono loro che stanno tirando i fili, cercando di fare casino, e nel mezzo giustamente ci sono andati tutti quanti loro. Ecco, vedi il castello dall'altra parte del lago? Sì, dove quella nave si è arenata? Sì. Il lord di quel castello ha iniziato una sorta di ribellione e noi cavalieri siamo stati mandati per sopprimerla. Vuoi che aiutiamo con tutto ciò? Vuoi che aiutiamo in questa faccenda? No, esattamente l'opposto. Voglio che voi supportiate la loro ribellione. Che intendi? Ecco, vedi? È qui ora dove si uniscono tutte le strade. Thomas, il maestro di quel castello, ha creato una zona di commercio libero all'interno delle sue mura tra Zexen e i commercianti delle Grassland. Sfortunatamente il concilio vede questa come una forma di ribellione. Certamente, se quelli del concilio ovviamente cercano di firmare un patto con Armonia, ah no, aspetta, certamente se quelli che cercano comunque di costruire un patto con quelli di Armonia sono anche quelli che accusano Thomas in maniera sbagliata. Se non sono in grado di stoppare una ribellione in quel piccolo castello, il potere della struttura del concilio potrebbe cambiare, Dice, va bene, ok, ho capito. Ma noi siamo mercenari che lavorano per Armonia. Se le Grassland spariscono, non ci sarà più nessuna forza, non ci sarà più bisogno di nessuna forza di frontiere di difesa. Non ne sarei così tanto felice di ciò. Non sarei così tanto felice di ciò.
Farei meglio a tornare. Per il momento il concilio ha probabilmente ottenuto... sta comunque cavalcando le mie intenzioni. Che tra l'altro c'è anche lo scudiero con lui e non ha detto niente a nessuno. A Chris non ha detto niente di quello che ha visto. Incredibile. Sono impressionato, capitano. Sei abbastanza conosciuto. C'è il capo del clan delle lucertole, il capo del clan dei Caraia e adesso persino uno dei sei cavalieri di Zexen. Sono stato in giro per un bel po', sai? Sempre molto vago lui. Ecco, vedi, quindi ora è dove si uniscono tutte le strade. Ehi, Ayla, stiamo per andare. Ah, va bene. Quindi ora, vedi, dobbiamo andare anche noi al castello di Thomas e possibilmente si continua con Thomas ora. Questa storia, non capisco che cosa voglia dire. Ah, che bello, non devo rifare tutta la strada. Ho pensato a quello che dovremmo fare. Io torno indietro al vinaio del Zexai per, diciamo, per fare altre scorte. Certo, e per flirtare con qualche donna. Ah no, non se n'è andato. E quindi dobbiamo andare di nuovo... Di nuovo qui? Forse dobbiamo ritornarci tutti quanti insieme. Perché lui voleva andarci da solo, invece quello gli ha detto no. Perché se vai là sicuramente te ne vai a flirtare con qualche donna e quindi probabilmente vanno tutti insieme. Infatti dovevo andare al castello. Io sono il comandante delle guardie del Budeak, del castello di Budeak. Non permetteremo che Thomas venga portato via. Ah, ecco, sono arrivati proprio nel momento... Non porterete mai via Thomas, mai, mai. Mi dispiace, ma devi toglierti, diciamo, dai piedi. Come membro della federazione di Zexen dovresti sapere qual è che il tuo lavoro è obbedire agli ordini. Non mi interessa quello che voi dite. Io sono il comandante delle guardie, appuntato da Thomas, quindi... Ti ringrazio, Cecil, ma non sono più il lord di questo castello. Non hai più motivo di proteggermi. Ah, la dolcezza della gioventù. Me la ricordo così bene. Ehi, smettila con questo melodramma. Vuoi capire cosa sta succedendo? Ci sono Leo e Percival, due dei sei cavalieri di Zexen. Quello giovane lì sembra essere Thomas, il maestro del castello. Vabbè, il proprietario del castello. Ma penso che sia stato appena, diciamo, licenziato. Questo è ciò che Salome ci ha menzionato. Non è stato ancora buttato fuori, però, vero? Un egoistico gioco di potere è stato appena. Si sta giocando all'interno del concilio. Non sappiamo fino a che punto arriverà. Ehi, sta succedendo qualcosa. Chase and desist. Non riuscirete a resistere contro il grande Leo, giusto? Cioè, non riuscirete a resistere contro il grande Leo. Io sono uno dei sei cavalieri di Zexen. Sappiatelo. Dice, ci fa un culo. Io sono Wan, Bujutsu, maestro Bujutsu del castello di Budeak. E il tuo parlare non mi spaventa. Per favore, non più, diciamo, problemi o comunque non più tafferugli. Se tutti quanti fossero così gentili da... Cioè, se voi foste così gentili da lasciarci in modo da poter determinare il nostro futuro da soli. Eh? Minchia.
Andatevene. Prima che le cose si mettano male. Leo, che ne pensi di tornare indietro e dire a loro quello che, e dire a loro che Thomas è determinato a restare qui? Ma se vuoi continuare a, ad oscillare la tua ascia da queste parti, non farai che rendere le cose peggiori. Suppongo. Bene, questo potrebbe accendere una guerriglia. Quel Thomas ha un qualcosa, diciamo, di particolare. Diventerà un ottimo, diciamo, un bravo uomo un giorno. Non lo so. Penso che abbiano rinunciato troppo facilmente. Fino a quando ci sarà possibile, porteremo avanti il piano di Salom. Dobbiamo soltanto prendere più tempo che possiamo. Sì, non importa se, cioè non importa se se ci mischieremo direttamente in questo comunque. Non scherzare, non è un compito della forza di difesa. Dobbiamo tenere segrete le nostre identità. Se sei così preoccupato di essere scoperto, allora stai zitto. Quei cavalieri stanno arrivando. Ecco, spariti tutti. Quindi loro erano lì quando è successo tutto il casino con Thomas. Noi serviamo ancora il concilio, Percival. Qualche volta dobbiamo fare delle cose che non ci piacciono. E delle volte tu devi tranquillizzarti un po', Leo. Penso che Salom stia escogitando qualcosa. Dovremmo tenerci d'occhio tutti quanti. Non puoi sapere mai quando qualcuno lavora per il concilio e magari fa qualcosa di stupido. Non ho molta esperienza con questo tipo di cose. Non c'è dubbio che tu sia, diciamo, più consono nell'utilizzare un'ascia. Che tu sia più portato, ecco. Consono è sbagliato, però più portato ci sta. Interessante. Teniamo gli occhi aperti da questo momento. Va bene. Direi che per il momento è tutto e ci becchiamo alla prossima con la trama che si infittisce.